start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Gunsmith Simulator. Che tipo di gioco è? Prima di cominciare, prima di caricare la partita che ho iniziato, voglio spiegarvi, facendovi un esempio, che cos'è Gunsmith Simulator. Come vedete, il tema è quello delle armi. Mixate i gameplay di PC Building Simulator, House Flipper e Car Mechanic Simulator, se vogliamo, e mettetelo appunto a tema armi. Questo in sintesi è quello che andremo a fare, per vari motivi, insomma, ho citato questi giochi e adesso andiamo a vedere. Non perderò troppo tempo. Diciamo che il gioco non è perfetto dal mio punto di vista, ci sono delle cose che potevano essere fatte meglio, ma il gioco secondo me è molto valido comunque. Abbiamo la nostra officina, dove possiamo andare a interagire con vari tavoli. Alcuni li sbloccheremo andando avanti, come la lavorazione del legno. Perché? Perché noi accetteremo delle missioni, la prima arriva dal nonno, insomma, che ci fa potenziare una pistola, ma quella probabilmente l'avete già provata se avete già notato o adocchiato il gioco con la demo. Ci fa smontare una Colt 1911, ci fa montare delle guide alla pulirla, ovviamente cambiare i pezzi rotti, ed è incredibile quanto siano complessi i pezzi, ma è tutto guidato, quindi non ci si può sbagliare neanche nel rimontarla. E montargli un mirino laser e poi alla fine è possibile caricare in macchina l'arma qua sotto nel baule. Vedete che si apre la cassa, il cassetto, e mettete dentro le armi e andate al poligono a sparare. La criticità è sullo sparo, nel senso che in un gioco dove mi focalizzi l'attenzione sulle armi, magari cerca di darmi, cosa che secondo me non dà tanto, anche se dà soddisfazione perché vedere la pistola quando finisce i colpi, che diciamo che il carrello non torna più in posizione, è bello, dà soddisfazione, però sarebbe stato bello ricreare un qualcosa, un feeling simile al maneggiare un'arma, anche solo una semplice pistola in Escape from Tarkov, dove appunto sembra proprio di averla in mano, insomma, di sentirne proprio la fisicità. Comunque, andiamo al computer e gli strumenti sono tanti, quindi ci sono anche delle punti esperienza per migliorare le nostre capacità e tra l'altro anche la padronanza, insomma, quanto siamo esperti per automatizzare, diciamo, il processo di smontaggio. Il computer invece ha diverse funzioni, sia visibili qua in alto che qua sotto. Qua potete andare a vedere le mail con insomma, l'evoluzione dei vostri lavori, i servizi dell'armaiolo, quindi la possibilità di avere dei servizi. E praticamente scegliendo le abilità richieste potete chiedere dei lavori. Abbiamo, sotto la pagina principale, il negozio di pezzi e il negozio di accessori per restauro. Quindi i pezzi sono tutti i pezzi delle armi, gli altri sono, diciamo, tutti gli add-on che potete equipaggiare a un'arma. E qua le aste dove potete andare a comprare le armi. Ora, cerca lavori online. Andiamo a cercare lavori online. Vediamo, mancano alcune parti. Accettiamo questo lavoro. Quindi a questo punto la pistola arriva nella sua cassetta di sicurezza e andiamo a vederla. La pistola è questa, vedete, mancano delle parti, andremo a ricostruire questa pistola e a renderla completamente funzionante. Poi c'è dietro una cura pazzesca perché ci sono tutti i dettagli, insomma, vedete, prendiamo la pistola e andiamo sul tavolo. Quello che si potrà fare in futuro è appunto andare a pulire bene tutti i pezzi, a lavorare il legno per le decorazioni, lavorare il metallo, sabbiare e quindi andare a pulire le cose. Allora, intanto iniziamo a smontarla, quindi tenendo premuto, beh, intanto la smonta da solo, però è possibile anche prendere in mano la pistola, tirarla su e andare a smontare tutte le varie parti. Vedete che non è difficile perché quando le parti hanno delle cose che non potete togliere prima di toglierne altre, ve lo dice. In questo caso vedete che possiamo togliere tutto. Possiamo, credo, ancora smontare qualcosa. Credo. Molla inferiore del caricatore. Parte superiore del caricatore, no, qua dovremmo aver smontato tutto. Andiamo a prendere il caricatore e sollevandolo possiamo andare a togliere le varie parti. Ora bisognerà capire quali sono le parti che mancano. Parte superiore del caricatore, che è questa, e adesso l'abbiamo smontato completamente. Ora qua è possibile vedere che cosa manca.
Compra nuovo, il cane, la leva del cane, l'impugnatura, manca tutto, manca tutto. Poi qua ci ha già analizzato tutte le parti che sono buone, ci sono poi parti magari che possono essere pulite, vedete qua c'è mancano tutte queste parti qui. E questo invece è sporco, quindi è possibile andare poi a pulirlo. Quindi io credo che per pulirlo si debba andare qui, prendere le parti che possediamo e andare a pulirle una per una. Questa è l'inizio molto base, quindi possiamo andare a lucidare le varie parti, è possibile poi a ruotarle. In questo caso non l'ha fatto, vedete, potete lucidarla, è per questo che ricorda anche un pochino House Flipper, la pulizia dei vetri. Una volta che la pulisce, passa alla parte dopo. La cosa che dà soddisfazione in un gioco come questo, a parte la passione che dovete avere comunque per minimo per le armi, è il fatto di vedere un'arma rimessa a nuovo, magari da uno stato pietoso da cui parte. Poi è possibile mettere anche l'olio poi per le armi, insomma. Adesso andiamo al computer e andiamo a comprare i pezzi mancanti. Ce li segna qui, quindi il cane. Il problema è che il nome Makarov. Ok, cane, vediamo se scrivendo Makarov. Sì, cane Makarov. Lo aggiungo al carrello. Leva di sicurezza. Makarov. E poi impugnatura Makarov. Eccolo qua. Ho ordinato tutto, lista della spesa, era solo questo, quindi andiamo nel carrello e compriamo. Yes. Comprati tutti. Torniamo al negozio, usciamo dal computer e a breve arriveranno, infatti non è già arrivato, il pacco con tutte le componenti. Quindi a questo punto possiamo andare a montare la pistola. Vedete che qua trasciniamo e mettiamo le varie parti. E qua abbiamo questa. Abbiamo delle parti che dobbiamo oliare. Quindi andiamo a oliare questa, questa. Vanno lì, vedete tutto guidato. C'è una parte mancante qua, però, secondo me. Manutenzione completata. Poi rimontare l'arma. Vedete, è abbastanza guidato. C'è modo anche di vedere con dei tasti delle funzioni qui. Vedete, potete vedere il modello esploso com'è una volta che è smontato completamente. Va bene, andiamo a rimontarla. Vedete qua? Io voglio montare questo. Il carrello non posso perché ci serve questo, quindi io monto questo. Vedete che è semplice come cosa. Montata, a questo punto posso montare questa. Se volessi montare questo, non lo posso fare perché devo montare prima questo. Monto questo. Vedete che la inserisce proprio facendo il movimento giusto, esatto. Non posso montare questo perché devo montare prima il verde. Lo montiamo, andiamo a vedere come cambia. Poi ci saranno le viti da mettere. In questo caso devo tenere premuto e mi manda su. La 1911 era molto più complessa, molto più diciamo perni da fissare, insomma, se mi passate il termine. Il caricatore dovrebbe essere già in buono stato, la molla del caricatore che spinge il colpo, perfetto, e quindi questo lo possiamo montare e abbiamo la nostra pistola finita. Ora ci pagavano solo 90, quindi ora possiamo scegliere se andare a... questo non so cosa... al tavolo di prova? Sì, perché qua possiamo andare a togliere le varie parti, provare anche il grilletto. No, vabbè, finito. Fammela riprendere. Selettore di fuoco sicuro, cane non carico. No, non so questo tavolo cosa sia, onestamente. Bloccato da parti. Anse, grilletto. Vedete che è bloccato. Dobbiamo andare a fare questo. Adesso, infatti funziona, vedete che si può provare. Posso fare queste cose. Ok, me le sta facendo provare tutte. Ok, finisci di lavorare. Ok, abbiamo provato tutte le possibilità di
di sicurezza della pistola, tutte le modalità di fuoco. Questo è interessante, ma adesso non è finita qui perché vi faccio vedere l'ultima parte. Prima di riconsegnarla, la mettiamo qui e possiamo andare a fare varie cose. Abbiamo la simulazione di fuoco o il poligono. Possiamo provarla qui. Io adesso questo non l'ho mai provato, ho provato sempre il poligono, però si può provare e vedere come funziona, perché il poligono ha varie sfide dove potete fare vari punteggi, insomma. Adesso vediamo. Niente, abbiamo avuto un problema perché il gioco, essendo in Early Access, è ancora un po' bagatello, uscirà comunque dall'Early Access in 6-8 mesi, quindi vedete, possiamo andare a fare, vabbè, le varie sfide, andare a personalizzare l'arma o scegliere una modalità. Quindi potete tiro libero, facciamo il tiro libero, almeno non c'è nessun limite. Vedete che carica, cioè è molto bello come è fatto il... Speriamo a 20 metri. Però come vedete non mi dà una grande soddisfazione sparare. Però vedete che quando ho sparato, vedete che scarica e non è più tornato avanti il carrello. Quindi adesso prendo l'arma, vedete, la toglie, mette la nuova e si inserisce. È possibile cambiare il selettore di fuoco, che è quello che stavamo provando prima. La sicura. Vedete, ci fa vedere anche il punteggio che abbiamo fatto. Ora io provo là, vediamo. Bene, abbiamo provato, ci siamo sfogati, abbiamo provato la nostra pistola, che comunque deve esserci comunque una buona soddisfazione quando proviamo armi messe male. Si torna al laboratorio e si va a consegnare la pistola, questa è una. Poi ci sono varie armi, si va ai fucili, insomma, i mitra, e quindi armi ce ne sono tante. Non è sicuramente un gioco per tutti, ma non perché sia di nicchia, o è perché dovete essere appassionati di armi e dovete aver voglia, diciamo, di un po' di relax. Qua potete mettere dentro le armi che collezionate. Dobbiamo andare a consegnare la pistola. Devo prenderla però prima, perché è rimasta qui dentro. Prendi questa, la tolgo, così la riprendo in mano e poi la spediamo indietro. Vedete che la rimettiamo via col suo caricatore, la sua valigetta, e viene spedita. Mi dice che mancano alcune parti. No, 90. Era il nome della missione, mancano alcune parti, ok. Abbiamo completato la missione, credo, perché sulla mail non c'è nulla. Dobbiamo andare a servizio all'armaiolo e possiamo prendere altre armi. Quindi ci arrivano queste, bisogna di fucile d'assalto, lunghe distanze, insomma, poi vabbè, non so chi le voglia queste cose. Però il gioco ha ancora dei crash, che capitano ogni tanto, come prima quando ho tentato di entrare alla simulazione di guerra. Qua c'è un secondo tavolo da lavoro, questo è verniciatura, e poi dovrebbe esserci la sabbiatura, anche questa è falegnameria, rimuovere gli accessori, e qui c'è la tornio, e qui abbiamo, non so cosa sia questo. Non so cosa sia, però questo dovrebbe essere un altro tavolo. Comunque la nostra vicina, questa è la sabbiatrice qui. Fresatura. Sì. Col macchinario, insomma, avete già... Questo è lavorazione del metallo. Sabbiatura questa, quella è fresatura. Non è il mio campo, insomma, si vede. E basta. Questo è, a grandi linee, quello che offre Gunsmith Simulator. È uno dei classici dei simulatori di professioni di vita, insomma, quindi... si vive qui. Se non siete appassionati di PC, PC Building Simulator vi fa schifo, ma vi piacciono le armi, questo può essere un passatempo rilassante, perché comunque avete visto che chiunque può fare. Qua abbiamo le cose rottamabili, i pezzi che recuperiamo dalle armi, quindi possiamo anche prenderci la libertà di prendere delle armi, comprare delle armi usate e magari smontarle e recuperare i pezzi per eventuali altri lavori, altre, mettendo a posto appunto quei pezzi, insomma, ci dà anche una discreta libertà. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!